appena due istanti fa qualche giornalista che mi faceva una domanda sul sondaggio, noi abbiamo quelli giusti, noi il 25 maggio cominceremo, non avremo finito le elezioni, ricordatevi queste parole. Io lo vorrei e lo farei davvero di cuore, un applauso a voi tutti, a questa meravigliosa piazza, di queste persone per bene. Abbiamo dimostrato in questi anni, in questi tre mesi di campagna elettorale, in questi anni di impegno civico all'interno delle varie realtà associative che ho presieduto, che la gente per bene appoggia, c'è, esiste e vuole essere assolutamente protagonista del proprio futuro. Abbiamo presentato la lista Miranda Sindaco lo scorso 28 di febbraio alla presenza di tanta gente quanta ce n'è questa sera all'altro cinema Cicolella. Abbiamo poi inaugurato i nostri quartier generali, i nostri comitati con tanta gente che ci è venuta ad ascoltare. Abbiamo allora parlato della lista Miranda Sindaco, una lista che con i cui candidati sono qui sotto, purtroppo non possono salire sul palco perché mi hanno detto non essere a norma, quindi rischierebbe di crollare, ma sono persone assolutamente per bene, persone che hanno un loro lavoro. Non si sente? Non si sente? Si sente adesso? E allora ragazzi, qua la voce è l'unica cosa che non mi è mai mancata. Allora, abbiamo sempre detto una lista formata da 32 candidati, donne e uomini, persone per bene, persone che hanno un loro lavoro, persone che non devono certamente sbarcare il lunario entrando nel Consiglio Comunale, persone che nello stesso tempo però hanno vissuto in questi anni non già sull'eremo, ma hanno vissuto in trincea, perché ciascuno di loro è portatore di un'esperienza associativa, di quella realtà tanto ecco, presente nel nostro tessuto politico all'interno della nostra città. D'altronde chi vi parla, come accennavo in precedenza, sono 10 anni che presiede una realtà che si chiama Associazione Qualità della Vita, che ha, con la quale abbiamo prodotto più di 100 manifestazioni nel solo ed esclusivo interesse della collettività e della qualità della vita nella nostra città. Nel mese di settembre abbiamo richiamato a noi le realtà positive dell'associazionismo puro della nostra città ed è nata una rete di associazioni dalla quale poi naturalmente vi è stata ecco, la trasformazione nella lista Miranda Sindaco. Ma non è stato un rifugiarsi in politica, non è stato un voler ecco, ammiccare al palazzo, è stato invece un colpo di reni, è stata invece una consapevolezza, una considerazione naturale che queste persone hanno fatto, e cioè che per cambiare la nostra città, visto e considerato lo stato comatoso in cui verte, è necessario un impegno dalla prima linea, all'interno del palazzo, laddove cioè tutto può e deve cambiare. E questa è stata la motivazione che ha spinto queste 32 persone a candidarsi e a condurre una campagna elettorale in maniera assolutamente pulita, in maniera assolutamente onesta. Non ci sarà neanche un solo voto dato la lista Miranda Sindaco che non abbia dietro una logica che è solo quella della condivisione degli ideali. Noi siamo persone per bene, noi non abbiamo promesso un posto di lavoro, noi non abbiamo fatto nessun falso mercato, come invece per altri hanno fatto. Persone che hanno con me condiviso questo progetto e ci è sembrato assolutamente doveroso all'indomani della presentazione della nostra lista, all'indomani delle varie inaugurazioni, scendere in piazza, ma non solo come in occasioni come quelle di questa sera, finali e conclusive, ma andare tra la gente, organizzare i cosiddetti tour, individuare i luoghi simbolo della nostra città. Noi abbiamo cominciato proprio con il Teatro Giordano, ma poi siamo andati ovunque. Siamo andati nei quartieri periferici, siamo andati nel quartiere Diaz, nel quartiere Martucci, al quartiere Cep, al Candelaro, a Via Lucera, alla Speronca, a Rione Biccari, alla Macchia Gialla, siamo stati nelle borgate, a Borgo Incoronata e a Borgo Segezia.
Abbiamo cioè voluto far sentire la presenza del candidato sindaco e di tutti i candidati consiglieri, come era nostro sacrosanto dovere che fosse, perché noi dovevamo ascoltare dalla viva voce dei nostri concittadini quali fossero i loro patimenti, quali fossero i loro problemi, quali fossero le loro angosce, le loro disperazioni. Ebbene, in tutte queste visite, poi siamo andati anche nei quartieri centrali, su cui mi soffermerò di qui a breve, abbiamo avuto e riscontrato come unico comune denominatore il degrado che esiste nella nostra città, la rabbia che c'è da parte dei nostri concittadini, una rabbia che è determinata dal fatto di sentire, di percepire, di avvertire un'amministrazione comunale, un comune, che non è, come dice la parola, casa comune, ma è che è sempre di più il peggior nemico del cittadino, che è sempre più... che è sempre più il più acerrimo nemico di chi ancora oggi ha il coraggio, la voglia, l'entusiasmo di investire nella terra di Foggia, nella nostra città. E io non posso naturalmente dimenticare quelli che sono stati alcuni esempi. Noi abbiamo voluto dimostrare a questi concittadini che non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B, perché tu quando vai nel rione Diaz e ti rendi conto che il parroco dice mancano centri aggregativi, meno male esiste la parrocchia, altrimenti in questo quartiere i giovani sarebbero molto inclini alla delinquenza. Se tu vai nel rione Martucci ed hai un pizzaiolo che ha 34 anni come me, che ha appena aperto il suo esercizio commerciale, che mi dice: caro Luigi, io sono probabilmente già nelle condizioni di dover chiudere, perché appena ho aperto mi hanno aumentato la TARSU del 600%. Caro Luigi, mia moglie aveva redatto in maniera artigianale un cartellone che pubblicizzava semplicemente il costo del trancio di pizza. Ebbene, dopo due giorni è venuta l'AIFA a chiedermi 600 euro perché quella era ritenuta pubblicità. Ma quale alleato del cittadino questa amministrazione comunale? Quale alleato? È il peggior nemico, se è vero come è vero che l'esercizio commerciale del gommista che aveva investito nel Parco San Felice, davanti al Parco San Felice, che era il polmone verde della città, che era attrattivo rispetto a tanta gente che si recava con la propria famiglia e che mi diceva: io l'ho aperto perché qui venivano a fare attività sportiva, lasciavano la macchina, finivano la loro attività sportiva, riprendevano il mezzo. La stessa cosa accade per il parrucchiere della zona del Parco San Felice, il quale mi diceva: venivano marito e moglie, la moglie si fermava e il marito faceva la sua attività, finita la quale tutti andavano via insieme. O colui il quale ha aperto la tolettatura per il cane, che diceva la stessa cosa. Ma se quel polmone verde oggi è diventato una foresta nera, perché alle 5 del pomeriggio è tutto desolatamente buio ed è il ricettacolo di ogni attività delinquenziale, con quale coraggio noi ci rivolgiamo ancora a questi cittadini? Con quale coraggio andiamo dal gommista del Parco San Felice e gli chiediamo l'aumento della TARSU del 300%? Quale amministrazione comunale può fare questo? Un'amministrazione comunale di sciacalli, un'amministrazione comunale di dinosauri, che sono sempre gli stessi da 30 anni, che ci governano e ci governano male. Perché a queste persone, del fatto che il giovane di Rione Martucci abbia o meno la saracinesca aperta, a queste persone che il gommista della zona del Parco San Felice sia o no aperto, non gliele può interessare di meno, perché si è capito, abbiamo compreso quali sono i loro affari, abbiamo capito quali sono le loro mine, certamente non quelle dedicate e rivolte al bene comune, ma al semplice solo arricchimento personale. Le intercettazioni telefoniche le abbiamo lette tutti. Gli arresti li abbiamo compresi nella loro gravità, abbiamo letto purtroppo che a Foggia non esiste un sistema pulito e né tantomeno siamo di fronte ad un singolo episodio di corruzione,
ma siamo di fronte a un vero e proprio sistema di corruttela. Un sistema di corruttela che costringe chi vuole lavorare al dover necessariamente sottostare a questi vergognosi diktat di soggetti che hanno come unico e solo fine quello di avere la goduria nell'estorcere denaro a chi vuol fare il suo dovere. E queste persone purtroppo sono all'interno dell'amministrazione comunale. E si dice sempre la colpa è dei dirigenti, fino a un certo punto, perché i politici hanno il sacrosanto diritto dovere della funzione di controllo rispetto a quello che i dirigenti pongono in essere. Domanda, dove erano costoro? Dove siamo stati in questi anni? Noi abbiamo proposto come lista Miranda Sindaco un patto etico. Un patto etico che preveda naturalmente la impossibilità nella giunta guidata dal sindaco Miranda e quindi espressione dei consiglieri della lista Miranda di nominare assessori amici degli amici e quindi levare consulenze date ad amici degli amici. Abbiamo, così come la legge già prevede, la possibilità di monitorare, il dovere di monitorare i conti correnti di tutti gli amministratori e quindi di capire quelle che sono state le movimentazioni e gli eventuali cambiamenti negli anni. Questo patto etico che noi abbiamo proposto a tutti i candidati sindaco è assolutamente rimasto nel vuoto. Cari amici, volete sapere cosa ho da dirvi? Sarei rimasto stupito se fosse stato accolto. Cosa posso dire agli amici di Rione, Diaz, Martucci, che mi dicono che non hanno gli autobus? Come posso rispondere ai cittadini di Borgo Segezia, ce ne sono alcuni presenti magari, eccoli qua, che sono costretti nella domenica a non avere l'autobus che passa per i poderi? Cosa vuol dire questo? Che pur noi avendo dato milioni e milioni di euro con quella scellerata manovra del piano dei parcheggi, non è data la possibilità a un ragazzino di 15 anni che vive in un podere di Segezia di venirsi a vedere un film a Foggia, perché per fare dal suo podere al Borgo magari ci saranno 5-6 km ad andare e 5-6 km a tornare, costui è costretto a rimanere in casa. E quindi è considerato da questa amministrazione cittadino di serie B. Cosa devo rispondere agli amici di Borgo Incoronata che mi dicono che l'ultima corsa di domenica è alle ore 21, dopo che noi abbiamo dato fior di milioni per il piano dei parcheggi? Noi abbiamo affermato la nostra presenza, siamo voluti andare ovunque per dire che se Miranda dovesse essere eletto sindaco non esisteranno mai cittadini di serie A e cittadini di serie B, perché le potenzialità ci sono per tutti e devono essere sfruttate per tutti. Bravo! Abbiamo proseguito i nostri tour, tra 3 secondi mi tolgo la giacca. Noi abbiamo proseguito i nostri tour nei quartieri centrali della nostra città, a cominciare dal quartiere del San Pio X, continuando con quello dell'Immacolata, con quello del centro storico, con quello del teatro. Ci siamo lungamente soffermati al quartiere della stazione. Ebbene, posso dirvi, senza che nessuno mi possa smentire, che il quartiere più degradato della nostra città è proprio quello della stazione. E il quartiere che una volta era il salotto buono della nostra città e che oggi viene interessato da fenomeni assolutamente inverecondi, prostituzione durante tutte le ore del giorno. Cosa rispondo? Cosa rispondiamo a colui il quale l'esercizio commerciale in via Montegrappa, che ha 8 vetrine di cui tutti i giorni 3 occupate alle 10 di mattino dalla presenza delle prostitute e che vende divani, dove ovviamente nessuna famiglia si avvicinerà di fronte a quello spettacolo?
di fronte a quello spettacolo a cui va aggiunto anche la presenza dello sfruttatore, perché quella signora non certo lo fa per piacere. Cosa rispondo? Cosa dobbiamo rispondere al proprietario del supermercato di Via Isonzo, nel quale alle 10 di mattino le signore non possono entrare perché sono presenti 3, 4, 5 persone già ubriache alle 10 del mattino, che vorrebbero toccarle, che vorrebbero farle del male? Queste persone a comprare il latte in quel supermercato non ci andranno, lo andranno a comprare da un'altra parte. I negozi soltanto sul viale della stazione, li abbiamo visitati tutti, ma anche in tutte le arterie, era un unico grido: non ce la facciamo più, non è possibile quello che accade. Era il salotto buono della città. E noi abbiamo a questo punto proposto nei nostri tour, ecco, vedete come è stato importante visitare tutti i quartieri della città, perché ciascuno è portatore di problematiche diverse l'uno dall'altro, accomunate ahimè dal generale stato di degrado e di abbandono in cui verte la nostra città. Ebbene, noi agli amici del quartiere della stazione abbiamo proposto un piano ben studiato, da cui abbiamo evidentemente imparato, cioè quello della città di Salerno, dove hanno risolto brillantemente il problema del quartiere del Porto, che era molto più, ecco, messo peggio del quartiere della stazione, ed abbiamo previsto, nel caso in cui io dovessi essere eletto, un pattugliamento costante e continuo da parte dei vigili urbani a piedi e con l'autovettura, perché nel momento in cui c'è questa signorina che sta evidentemente prostituendosi e passa la pattuglia dei vigili urbani, il cliente non si ferma. Accadrà la stessa cosa al secondo, al terzo, al quarto, al quinto. In quel caso lo sfruttatore si renderà conto che lì il business, purtroppo per lui, per fortuna per noi, non c'è più, e quindi questo problema noi lo avremmo quantomeno spostato dal centro della nostra città. Non è possibile che vi siano persone alle 10 del mattino ubriache davanti agli esercizi commerciali. Non è una questione di razzismo, è una questione di legalità. Devono essere ripristinati i valori veri. Questo. Facevo sempre l'esempio perché si dice, vabbè, i negozi sono in crisi, lo sono in crisi ovunque e dappertutto, ma certamente quelli del quartiere della stazione hanno un qualcosa in più, un nemico in più da combattere, che è questo stato di degrado e di abbandono assoluto, sembra di stare a Bogotà. E allora abbiamo dimostrato con un semplice, ecco, involontario esperimento nella zona di Via Isonzo, Via Pozzora, dove esiste e insiste non un genere alimentare, non un negozio di borse, non una salumeria, ma una banca. Il Banco Napoli e il gruppo Intesa, io non sono il loro avvocato, posso dirvi che il Banco Intesa non è assolutamente in crisi. Ebbene, sappiate che quella banca a luglio da quella zona andrà via, perché il degrado è talmente tanto che non ce la fanno più a dover lavorare lì. In questi ultimi giorni, grazie alla presenza soltanto di un vigile urbano in borghese, con una paletta anche abbastanza usata, quindi neanche troppo ben leggibile, tutti gli episodi di ogni scempio che accadeva in via Podgora, che era piena di vetrine tutte chiuse, sono scomparsi, non esistono più. Vuol dire che questo piano funziona, vuol dire che se solo si fosse pensato all'interesse di quel quartiere come degli altri, questa città non sarebbe ridotta nello stato in cui è. Ma ripetiamo e torniamo a monte: perché tutto questo è accaduto? Perché queste amministrazioni comunali degli ultimi anni, condotte, lo ripeto volutamente, dagli stessi dinosauri che oggi hanno, dopo 30 anni, l'impudenza, la sfacciataggine, non hanno vergogna di manifestare i loro volti dicendo: proviamoci insieme, proviamoci ancora, si può dare di più. Cosa dovete dare di più? E di più a queste persone dell'esistenza del quartiere della stazione, del quartiere del Candelaro, del rione del CEP, del mercato del CEP? Non interessa nulla, perché sono stati sempre solo in altre faccende affaccendati. Questo è quello che noi dobbiamo capire, e la lista Miranda sindaco, cari amici, ormai questo lo sanno anche le pietre, è fuori da queste logiche.
e fuori dalle lobby di potere, e fuori dalle lobby dei partiti, e fuori dalle lobby del malaffare, tutte lobby inscindibilmente legate il cui pupazzo è sempre stato solo la politica. Noi, rispetto a tutto questo, abbiamo una sola cosa che ci accomuna: l'abisso che ci divide da loro. Noi abbiamo una situazione assolutamente difficilissima in città, sono tutti debiti, 465 milioni, 400 derivati dalle assurde amministrazioni precedenti, 65 milioni per il cosiddetto salva città, che ci devono ancora far capire cosa ha salvato, che altro non è se un mutuo che noi abbiamo contratto con lo Stato e che dovremo restituire in questi 10 anni e che ci impedisce di limare in qualsiasi maniera le imposte comunali. Ma noi lo faremo lo stesso, perché abbiamo tante e tante idee, come abbiamo tante idee sulla situazione ormai che voi tutti conoscete dell'amica, non mi soffermerò lungamente anche perché abbiamo tempi molto ristretti. Un'azienda che siamo stati capaci in questi anni di far fallire, un'azienda che si occupava dei rifiuti, che sono forieri di ricchezza in ogni altra parte d'Italia e del mondo, a volte hanno costituito il paraco per l'intera città, è una vergogna! Una raccolta differenziata che non si fa, è ferma al 2,5%, abbiamo però negli anni creato una società con 100 lavoratori a tempo indeterminato che dovevano occuparsi della raccolta differenziata. Abbiamo speso e speso malissimo i fondi europei per le isole ecologiche, che non ne funziona neanche una per la raccolta differenziata, che oggi è ferma al 2,5%. Cari amici, non ci sono problemi che non si possono risolvere, ci sono i problemi che non si vogliono risolvere, perché la crisi dell'amica negli anni è stata voluta, perché è stata interpretata come un contenitore clientelare, perché è stato dato l'ingresso alla malavita organizzata all'interno dell'azienda municipalizzata, perché è stato dato il costume e albergo al malaffare. Questo è stato il motivo, tutti sapevano e tutti volevano, per poi arrivare ovviamente alla logica conseguenza dell'implosione. Io non vi voglio fare gli esempi di città del nord, Brescia, Sondrio, Piacenza, Pavia, vi voglio fare un esempio di una città di trincea come la nostra, come Foggia, dove c'è una criminalità organizzata ancora più forte, ancora più, ecco, pervasiva, una criminalità organizzata che si ammanta, che si istituzionalizza, e sto parlando della città di Salerno, dove c'è la camorra. Ebbene, sappiate che a Salerno sono arrivate ad una raccolta differenziata che, mentre io sto parlando, è pari al 75%. Allora ci rendiamo conto che i cittadini di Salerno hanno dei vantaggi enormi rispetto ai foggiani. Eppure Salerno ha gli stessi abitanti nostri, sono 5.000 abitanti di differenza. È facile dire, vabbè, si fa a Troia, ma Troia ha 4.000 abitanti. No, no. Salerno ha 140.000 quasi, 144.000 quasi, e fa il 75%. Cosa vuol dire? Che i salernitani devono smaltire il 75% di rifiuti in meno, pagheranno l'ecotassa, detta ecotassu, del 60% in meno, e soprattutto hanno già stipulato un contratto con un consorzio che si chiama CONAI, che ha sede a Milano, che deve riciclare e riutilizzare tutti i materiali. Sapete cosa si fa dalla plastica delle bottiglie? Si fa il pile. Poi c'è la plastica del tappo delle bottiglie, c'è l'acciaio, c'è il cartone, c'è la carta. Ebbene, ogni tonnellata che da Salerno arriva al CONAI, il CONAI restituisce al comune di Salerno, tonnellata di questi materiali, una royalty, un esborso economico di 250 euro a tonnellata. In sintesi, pagano il 60% in meno di tassa, smaltiscono il 75% in meno di rifiuti e si arricchiscono grazie alla raccolta differenziata. Noi a Foggia abbiamo il sacrosanto dovere
di ricominciare, di riniziare un progetto che parta dall'educazione nelle scuole. Abbiamo dovuto mettere un coperchio in una pentola che conteneva un sozzume che voi non avete idea, dovendo aderire all'Agnu di Bari, per garantire il servizio alla città e soprattutto per garantire i posti di lavoro che in questa città servono in questo momento. Noi abbiamo già avuto dei contatti con chi di dovere per cercare di riprendere questo tema e di farlo con vigore sulla scorta di quello che è accaduto in tante altre realtà e che sicuramente potrà essere fatto. Sarà uno dei primi impegni nei 100 giorni, insieme all'aeroporto Gino Lisi e alla riapertura della struttura che vedete alle mie spalle, iniziare una raccolta differenziata che almeno cominci da una percentuale superiore al 13%. Abbiamo accennato prima al discorso dei parcheggi. Ci tengo a dirlo anche in quest'ultima fase. I parcheggi che sono stata una vera e propria tassa malcelata per i cittadini, un qualcosa di vergognoso. Sono state individuate zone a rilevanza urbanistica anche laddove gli amici e le persone vanno a mangiare nelle mense della chiesa e si pretendeva da costoro che pagassero un euro all'ora per il parcheggio. Noi aboliremo gli stagli a pagamento davanti al teatro, noi aboliremo gli stagli a pagamento davanti all'ospedale, noi aboliremo gli stagli a pagamento laddove non esiste nessuna rilevanza urbanistica, e cioè all'interno delle periferie. Noi daremo a tutti gli esercizi commerciali la possibilità di poter usufruire di una scontistica per far sì che i vari soggetti e gli avventori non debbano andare soltanto nelle zone laddove il parcheggio non si paga, perché nel menaggio di una famiglia oggi anche 3 euro fa la differenza. E dico e mi rivolgo a gran voce in pubblica piazza ai miei detrattori, coloro i quali hanno una paura matta della lista Miranda sindaco, che hanno detto Miranda, con questa rimodulazione del piano dei parcheggi licenzierà i lavoratori. Tutt'altro! Questo piano, se continua così, è destinato, anzi è già fallito! E allora se non vi sarà la riorganizzazione, i primi a pagare le spese saranno coloro i quali oggi ci lavorano e che non sono stati neanche stabilizzati e che sono stati presi in giro! Sono stato un'altra volta da loro, nella loro riunione, ho detto non voglio un voto da voi, ma sappiate che tutto quello che stanno dicendo è falso, invece sono altri che vi prendono in giro, perché sappiate non esiste la copertura di spese per la vostra stabilizzazione, chi dice il contrario vi prende in giro soltanto per rubarvi il voto. Noi abbiamo ancora 10 minuti, sono 10 minuti che voglio dedicare alla parte costruttiva, perché questa è una città, io sentivo due frasi, vedete, nei tour, nei colloqui con la gente, sentivo i genitori che dicevano non vedo l'ora che mio figlio finisca la scuola o finisca l'università perché se ne deve andare via da Poggio. E sentivo dire ai giovani, ai quali mi rivolgo con un accorato appello, dico caro Luigi, noi dobbiamo andarcene da Poggio. Eppure questo è un grandissimo peccato, no, non devi fare così, devi fare invece il verso contrario, devi credere in quello che ti sto dicendo. Perché questa è una città che ha delle potenzialità straordinarie, noi siamo una terra baciata da Dio. Noi siamo una città che è epicentro di una serie di circoli virtuosi, siamo il primo distretto agroalimentare a livello meridionale se non nazionale, siamo il distretto turistico più importante del meridione d'Italia, abbiamo non soltanto San Pio da Pietrelcina che è lo santo più amato degli ultimi 200 anni della cristianità del mondo, abbiamo Borgo Incoronata, che è uno dei santuari più importanti della cristianità del mondo perché è stata certificata la prima apparizione della Madonna nel 1001
e che versa in un totale stato di degrado, perché noi lo abbiamo visto. Eppure potrebbe essere cucina di attività imprenditoriali, di ricchezze, di posti di lavoro. Abbiamo il turismo del Gargano, abbiamo il turismo enogastronomico, abbiamo il turismo archeologico, culturale. Ma dite voi, se non abbiamo diritto noi ad un aeroporto, chi ce l'ha? Un'aerostazione che se fosse aperta darebbe 400 posti di lavoro, più l'indotto, alberghi pieni, ristoranti pieni, taxi che funzionerebbero. È tutto pronto, il progetto esecutivo è stato approvato, i fondi FAS sono stati stanziati, ci sono. Cosa è accaduto? È accaduto che si è risvegliato quell'uomo nero che si chiama Regione Puglia, che si è inventata che questi fondi FAS noi non potevamo utilizzarli perché l'Unione Europea avrebbe potuto iniziare una infrazione nei confronti della Regione Puglia per l'utilizzazione di questi fondi per l'aeroporto Gino Lisa. Per fare cosa? Per allungare la pista dagli attuali 1.500 ai 2.000 metri lordi, che consentirebbero che cosa? L'atterraggio e il decollo degli Airbus da 150 posti, che sono il toccasana, per che cosa? Per il turismo del tutto compreso. Se io me ne voglio venire da Milano e farmi 10 giorni e farmene 5 a Vieste e 5 a San Giovanni, ho tutto compreso nel volo, che costa la metà. I buyers internazionali sono venuti a visitare i nostri territori e mi hanno detto sono meravigliosi. Ma i nuovi ricchi, i russi, i polacchi, io non li posso far atterrare a Bari con 4 ore e mezza di pulmino, non ci vengono a Vieste, non vanno a San Giovanni Rotondo, vanno a Lourdes dove c'è l'aeroporto. E allora, di fronte a tutto questo, sembrava assolutamente naturale, ovvio, scontato che dovessimo arrivare, che dovessimo farcela, che fossimo addirittura d'arrivo. E invece cosa succede, cari amici? Succede che la Regione blocca l'erogazione, il 30 giugno scade questo treno che sta passando, scusate il gioco di parole visto che parliamo di aeroporto, ma l'ho utilizzato volutamente perché ricordate che noi abbiamo la tratta Foggia-Roma ancora a binario unico e hanno sospeso i lavori dell'alta capacità. Cosa è successo quindi? Che tutto bloccato. E questi baresi, quanto ci odiano questi baresi. Non è vero! I baresi fanno i loro interessi! I baresi hanno capito che l'aeroporto Carlo Wojtyla, l'aeroporto Bari-Varese, è sovradimensionato rispetto a quella che è la reale portata e gli investimenti su cui hanno fatto conto. E allora qual è il loro ragionamento? Per trovare passeggeri che dobbiamo fare? Dobbiamo chiudere gli aeroporti che sono vicini! E qual è quello più vicino? Foggia! Foggia che ha dimostrato, quando volava con l'unico velivolo di Darwin Airlines, con tratte male organizzate e costosissime, che avevano una percentuale di riempimento pari al 65%, che ha avuto 100.000 passeggeri in quell'anno. In quell'anno Bari-Varese ha registrato il dicembre nero. La colpa non è dei baresi, la colpa è dei nostri rappresentanti, i greci consiglieri regionali, altri soggetti che occupano ruoli importantissimi della giunta regionale e che oggi sono candidati a sindaco. Dove sono stati? Cosa hanno fatto per l'aeroporto Gino Lisa? Perché sono venduti ai baresi? Non ce lo dobbiamo permettere. È facile scaricare la colpa sugli altri. La colpa è di chi ci rappresenta. Ricordatevi, se la pista del Gino Lisa fosse stata ad Altamura Gravina, sarebbe stata realtà concreta da anni. Quando sono stato insieme ad altri, dal direttore generale degli aeroporti di Puglia, mi fa: caro avvocato, le difficoltà sono tante, le leggi sono tante, i cavilli sono tanti, ma si superano, sa quando? Quando c'è la volontà politica di volerli superare. Quando la volontà politica non c'è, questi cavilli burocratici diventano delle dighe, diventano delle montagne insormontabili, dietro le quali questi ovuncoli che dovrebbero rappresentarci si nascondono. È arrivato il momento di mandarli a casa. Abbiamo potenzialità enormi rispetto
Purtroppo devo chiudere che qui gli ultimi giorni ci sono tempi contingentati, non abbiamo libertà di prenderci tutto il tempo che vogliamo, ma rispettiamo le regole. E dico che abbiamo tantissime potenzialità sotto il profilo anche dei beni culturali, che dovrebbero essere interpretati come occasione di posti di lavoro. Ci sono città che reggono la loro economia avendo la metà di quello che abbiamo noi. Io vorrei rispondere ai genitori e ai giovani dicendo che mi dicono la frase che devono andare via da Foggia, quindi vorrei rispondere dicendo: se noi sfruttassimo il 60% delle potenzialità che abbiamo, altro che fuga dei cervelli dalla Capitanata, noi dovremmo importarne di cervelli, perché non avremmo abbastanza forza lavoro qui. Noi siamo la terra di Federico II, che è ricordato ovunque con manifestazioni che portano denari a palate nelle città, che riempiono gli alberghi per una settimana, che sono prenotati da mesi, la gente prenota da un anno all'altro. Federico II qui ha eretto la reggia più importante della sua vita. Oggi era la sua città prediletta, noi lo abbiamo dimenticato sotto il profilo storico, culturale, ma soprattutto economico. Noi siamo la terra che ha dato i natali al progettista dell'Amerigo Vespucci, il generale Rotondi, premiato ovunque. Qui noi non lo conosciamo. Noi abbiamo dato i natali a Menichella, che è stato il primo governatore della Banca d'Italia, che ha lavorato con Einaudi, primo presidente della Repubblica del dopoguerra. Menichella ha evitato che l'Italia facesse la fine di un paese del terzo mondo, evitando la svalutazione della lira. Lo ricordano tutti, con kermesse, con manifestazioni che durano una settimana, che vedono ospiti di gota dell'economia internazionale, che ovviamente devono arrivare in aereo, quindi l'aeroporto deve essere funzionante, che certamente devono arrivare col treno ad alta velocità, e non ci possiamo consentire il binario unico Foggia-Roma. Noi di Menichella non sappiamo nulla, le amministrazioni non hanno organizzato nulla dal punto di vista imprenditoriale su questi argomenti. Abbiamo iniziato il nostro tour partendo dal Teatro Giordano, teatro più antico del meridione d'Italia, costruito in soli 3 anni, il più antico è il San Carlo. Io l'ho detto anche al dibattito Rai, con una a Bari ovviamente, con una soddisfazione immensa, perché i baresi ci hanno proprio stancato. E ho detto loro, un teatro costruito in 3 anni, da 8 anni chiuso per lavori di restauro che non si è capito in cosa siano consistiti. Prima ha detto l'impianto antincendio, poi avevano detto la questione della cabina di trasformazione, poi c'era la questione del parquet nella sala Fedora, materiale evidentemente non ignifugo. Poi io, in qualità di consigliere comunale, 2 anni fa ho detto: scusate, ma visto che stiamo da anni e anni restaurando sto teatro, lo abbiamo almeno adeguato ai diversamente abili? E io ho avuto il sacrosanto diritto e dovere di venire a fare un accesso, ebbene non era stato assolutamente adeguato. Pensate, avevano previsto i sanitari per le signore, per i gentiluomini e per i diversamente abili. Si erano però dimenticati che per raggiungere quei bagni c'erano da fare 5 gradini alti 40 centimetri. Questa è l'amministrazione comunale, così vengono spesi i soldi pubblici. Queste sono le persone che ci hanno rappresentato. Poi sento dire che viene fatto l'ennesimo proclama di inaugurazione della nomina fretta in furia di un direttore di un teatro che è ancora chiuso, ma qua siamo veramente, mi sembra, guardate, questi ultimi giorni di questa amministrazione, non so se avete visto il film, avete letto il libro, il Titanic, quando il transatlantico stava affondando e l'orchestra continuava a suonare. Mi dà questa impressione, questa città e questa amministrazione vista e le quelle precedenti, i loro palazzi, a pensare ai loro affari, suonando i loro bei violini, i loro strumenti molto ben mimitici, mentre invece la città è ormai sprofondata. Abbiamo fatto uno studio: se il teatro fosse aperto, l'economia di una città che ha il teatro funzionante è superiore del 3,5% rispetto a chi il teatro non ce l'ha.
Questo è un teatro dedicato al più grande compositore del Novecento. Le opere di Umberto Giordano sono in scena in questo momento, anzi lo sono state fino ad aprile, al Metropolitan Opera di New York. Poi è chiuso! Ed è una vergogna! Allora, io vi dico, noi siamo andati in tutti i quartieri della città, giuro. E lo abbiamo potuto fare per un semplice motivo. Io sono consigliere comunale da 5 anni, eletto con 900 e passa preferenze nel 2009, e non ho assolutamente nulla da nascondere. Io non ho un granello di polvere nell'armadio e ho la faccia pulita per poter andare anche da chi non mi conosce, nella certezza che non avrà nulla da dire, nella certezza che sarò da lui accolto, nella certezza che crederà in quello che dico. E a chi mi dice, caro Miranda, tu adesso sei onesto, ma quando ti ritroverai a ricoprire cariche di rilievo sarai anche tu costretto a scendere a compromessi, io rispondo a questa persona: ti sbagli di grosso. In primis, cari amici, sappiatelo, fare politica onestamente si può, è un dogma che deve essere sciolto. Si può fare politica onestamente, e quando ci sarà qualcuno che mi costringerà a scendere a compromessi, non avrò nessun timore, non ci penserò un mezzo secondo, andrò alla Procura della Repubblica o alla più vicina stazione di carabinieri o polizia a denunciarlo. E se neanche questo sarà possibile, siccome voglio ricordare alle centinaia di persone che sono presenti questa sera che io non vivo di politica, ma vivo del mio lavoro, io faccio l'avvocato e lo faccio con convinzione, sto proseguendo nell'attività che mi ha lasciato il mio amato e compianto padre 5 anni fa, non avete idea quanto mi manca in questo momento. Devo ringraziare, lo faccio pubblicamente, mia sorella Nicoletta, mia moglie, i miei collaboratori, che mi consentono, ecco, di fare la campagna elettorale in assoluta serenità, una campagna elettorale che mi sto pagando io, una campagna elettorale trasparente, una campagna elettorale che vede tutto la luce del sole, tutti i movimenti sono sul conto corrente, che naturalmente noi consegneremo alla Corte di Appello di Bari. E allora quando mi chiedono, lei a quale uomo politico si ispira? Me l'hanno chiesto tante volte, io non ho mai avuto dubbi nel rispondere a questa domanda, ho detto a mio padre. Mio padre di cui sarei felice essere un quarto di brutta copia, il quale fu eletto nel 1986 consigliere provinciale del Partito Liberale, indovinate dove? Nel quartiere della stazione, e fu nominato assessore all'ambiente della provincia di Foggia. Mio padre fu il primo assessore all'ambiente della storia della provincia di Foggia. Mio padre dopo 6 mesi si è dimesso, e io all'epoca avevo 6 anni. E oggi ho chiesto a mia madre, che non so, l'ho persa, non so più dove si eccola là, dico: mamma, ma perché papà si dimise? Perché volevano farmi fare l'unica cosa per cui non era stato creato e programmato: scendere a compromessi e rubare. Allora a queste persone che dicono che hanno, io non ho da chiedere in prestito nulla a nessuno, e la mia storia personale, quella che ho condotto in questi primi 34 anni di vita, e la mia storia familiare che racconta di me e racconta di tutto quello che abbiamo fatto, noi siamo una famiglia di persone che hanno lavorato sempre onestamente, che non si sono mai arricchite, perché chi vive di lavoro non si arricchirà mai, e che ha avuto la forza, il coraggio, la voglia, come il sottoscritto, di creare un'unica e volutamente un'unica lista formata da 32 persone per bene, perché su 32 puoi fare la selezione su ciascuno,
ma quando ne cominci a organizzare 4, 5, te ne vai a prendere all'Ipercoppo, in altri luoghi, vuoi fare il candidato alla seconda, devi tapparti l'orecchio, alla terza l'altro occhio, alla quarta, alla quinta, alla sesta, devi metterti un sacco sulla faccia perché avrai candidato anche gente impresentabile, tutto pur di avere qualche voto in più. Noi su questo non ci siamo. Allora amici, vi dico, siamo a giovedì, ci sono venerdì in cui si può fare ancora campagna elettorale in maniera aperta, poi inizierà sabato il silenzio elettorale, dove potrete comunque fare campagna elettorale nelle vostre famiglie e nelle vostre case. Vi chiedo, noi abbiamo una grande responsabilità, noi rappresentiamo l'elettorato delle persone per bene, avremo avuto 10.000 voti, 20.000 voti, il progetto parte da qui, e allora vi dico, credeteci, sentitevi candidati tutti e dite a casa, io voto Miranda, perché siccome siete persone oneste, chi vi ascolterà e dirà se lui vota Miranda, Miranda sicuramente non è un bandito, i candidati della lista Miranda non saranno gentaglia, diamo fiducia. Ai giovani vi dico, andate a votare e votate i vostri coetanei, perché ricordatevi, se la politica, o meglio se voi non vi interessate alla politica, sappiate, non andando a votare, i delinquenti a votare ci andranno sicuramente, perché saranno stati avvicinati in tutti noi, perché ci sono stati il calcio mercato, perché sono state date loro le manie. Ricordatevi che la gentaglia andrà a votare e si interesserà di voi, e lo continuerà a fare nella maniera vergognosa in cui l'ha fatta in questi anni. La lista Miranda Sindaco, ripeto ancora una volta, rispetto a tutto questo è lontani anni luce, ed è l'unica cosa che li accomuna, è l'abisso che ci divide da loro. Stampiamoci questa frase, continuiamo a fare campagna elettorale e con grande umiltà, con grande cuore vi dico, votate la lista Miranda Sindaco, croce su Luigi Miranda, croce sul simbolo Miranda Sindaco che troverete in basso a destra, ed esprimete due preferenze tra i candidati della nostra lista, un uomo e una donna. Non si possono votare né due uomini né due donne, né si può votare un uomo di una lista e una donna di un'altra lista. Quindi vi dico amici, tutte queste parole, siete bellissimo, guardate, siete tantissimi, un applauso. Tutte queste parole, belle o brutte che siano state, belle o brutte che le abbiate giudicate, se non saranno corroborate dalla vostra presenza nelle urne, dalla vostra croce, dalle vostre preferenze nelle urne, rimarranno tali. E allora andate a votare e fate votare la lista Miranda Sindaco e dateci la forza per cambiare le cose. Sì!